Sono da poco passate le 10 quando il cardinale Crescenzio Seipe si reca nella Cappella del Tesoro e mostra ai fedeli l'ampolla con il sangue sciolto. Il miracolo è compiuto per la gioia di migliaia di cittadini che accolgono la notizia con un lungo applauso e lo sventolio di fazzoletti. Accompagnati da un bagno di folla, l'ampolla ed il busto del santo arrivano in processione sull'altare maggiore del Duomo. Alla celebrazione sono presenti i vertici istituzionali, rappresentanti delle forze dell'ordine, delle forze armate e tantissime le persone giunte anche da lontano. Chi si sente napoletano non può non essere devoto di San Gennaro. Il sangue di San Gennaro è il sangue del popolo di Napoli. Trasmesso in diretta dalle principali TV locali e diffuso in tutto il mondo attraverso la rete, il prodigio del 19 settembre è considerato dal popolo partenopeo il più importante e significativo per le sorti della città. La teca con il sangue miracoloso resterà esposta nella cattedrale per una settimana. Insieme ai napoletani, anche numerosi stranieri vengono in questi giorni a rendere omaggio al patrono e fino a domenica l'evento sarà accompagnato da un programma di iniziative collaterali. Una giornata, devo dire, bellissima, più gente del solito, napoletani, turisti, tantissima gente, sangue subito sciolto, un bel segnale per la nostra città. Ho apprezzato le parole del cardinale, un invito a tutti a fare di più, un messaggio molto forte che anche io più volte ho sottolineato, quindi le responsabilità delle istituzioni, della politica, della Chiesa, ma una responsabilità anche di ogni singola donna e ogni singolo uomo ogni giorno a fare di più, e anche finalmente una visione di una Napoli internazionale, con la quale lavoriamo molto, e insomma una Napoli che viene vista sempre di più dal mondo, streaming, il Cardinale ha citato parecchi paesi del mondo che ci stanno guardando, quindi insomma ho visto anche una prospettiva di positività. Al termine della celebrazione del Cardinale, l'annuncio più atteso da tutti i fedeli. Il 21 marzo il Papa farà visita alla città di Napoli. Lo trovo di grandissimo buon auspicio, perché il 21 marzo poi tra l'altro è l'inizio della primavera, quindi la primavera non può cominciare meglio che con la visita di Papa Francesco. E anche il programma di massima che è stato dato, un bel programma che coinvolge interamente la città, dai carcerati ai malati, dai cittadini alle istituzioni, al mondo del sociale, la chiesa, la periferia, il centro, Napoli.